Va bene. Allora, iniziamo a parlare di un argomento abbastanza ampio, di cui poi andremo ad approfondire solamente sotto insiemi, che prende il nome di ingegneria dei requisiti, una cosa un po' strana, che è un processo che fa parte, o perlomeno dovrebbe far parte, delle fasi iniziali di qualsiasi tipo di progetto informatico, ivi compresi in particolare i sistemi informativi aziendali, che, come abbiamo già, ho già cercato di convincervi in più modi, sono tra le bestie più grane, no, con cui si può andare a lavorare. Gli strumenti, i diagrammi, la rappresentazione che abbiamo visto finora si vanno a inserire in questo quadro più ampio. Sono alcuni strumenti, alcune rappresentazioni che rientrano in questa ingegneria dei requisiti. Se, a proprio a livello di accenno, poi lo riprenderemo nella parte più discorsiva del corso, ma se questo è un esempio di un processo di sviluppo software, è uno degli esempi più semplici, il cosiddetto diagramma AV, no? AV, perché effettivamente è una parte che scende e una parte che sale, fa vedere che lo sviluppo del software dovrebbe partire dai bisogni di un utente, e poi si tratta di capire quali sono e chi ce li dice, se l'utente è in grado di dirceli oppure no. Sulla base dei bisogni dell'utente si fa un'analisi e si definiscono dei requisiti formalizzati. Che differenza c'è tra i bisogni dell'utente e i requisiti a cui il sistema informativo dovrà soddisfare? Beh, che i primi sono, è una nuvoletta, sono spesso inespressi o espressi in modo incompleto e o informale. I secondi invece sono formalizzati in qualche cosa che sia uno strumento poi progettuale. Quindi a partire dai requisiti poi iniziano le attività più prettamente informatico barra sistemistiche, che prendono il nome di progettazione a livello di sistema, progettazione di dettaglio, quindi a livello di modulo, a livello di singola sottofunzione, e poi l'implementazione vera e propria, cioè scrivere il codice, che, come vedete, non si parte mai dal giorno 1 a scrivere il codice, no? Quando lo facciamo sappiamo che poi butteremo via tutto perché avremo fatto qualcosa che non funziona, non va bene, non è quello che ci serviva, o non potrà mai riuscire a rispettare i requisiti che abbiamo. Ma poi, lo descrivo in modo temporale, poi ragioniamo per un attimo che non sarà proprio così sequenziale, ma una volta che il codice è scritto, c'è tutta una fase di risalita che ha come obiettivo, lassù in alto a destra, farsi dire dal cliente sì, va bene, poi magari sì, va bene, te lo pago, ecco, questo di solito aiuta, che è il cosiddetto collaudo di accettazione. Cioè, io quando consegno un software, ma qualunque tipo di prodotto, quando lo consegno c'è sempre una fase di collaudo che viene concordata preventivamente, per cui diciamo, il committente dice sì, questo è ciò che avevo richiesto, ho verificato che funziona, faccio che devo fare, e quindi diciamo così, si chiude, no, la relazione. Ovviamente arrivare dal cliente, superare un collaudo di accettazione, richiede che io internamente abbia tutto un percorso di verifica che ciò che sto facendo via via, uno, funzioni correttamente, e due, faccia ciò per cui è stato pensato, che sono due variabili indipendenti. Funzionare correttamente, cioè se devo fare la somma di 10 campi, alla fine il risultato che mi dà è giusto, rispetto al fatto che faccia ciò per cui era stato specificato, per cui è stato pensato, per cui magari quella somma di 10 campi non aveva nessun senso, viene fatta correttamente ma non serve a niente o non serve a quell'utente. Quindi sono sempre questi due aspetti. E qui c'è tutta, diciamo così, la disciplina dei collaudi interni, no? Collaudo a livello di unità, a livello di integrazione, a livello di sistema, su cui appunto in questo corso noi non ci soffermiamo. Noi in questo corso ci concentriamo principalmente su questi primi due e mezzo blocchi in alto a sinistra, tenendo conto soprattutto che da questa parte ci sarà un momento in cui dobbiamo essere in grado di dire il sistema fa ciò che deve e lo fa correttamente. Questo è l'obiettivo di tutto. Altrimenti basterebbe scrivere il codice e dire guarda, ho fatto 20.000 righe di codice, sono 2 euro per riga, pagami.
non funziona così, non veniamo pagati a righe di codice, no? Un progetto viene riconosciuto valido se soddisfa questi requisiti. Questa è una vignetta abbastanza famosa che ci riassume un po' di perché diciamo così, spendiamo tutto questo tempo a parlare di requisiti e perché non possiamo iniziare a scrivere il codice, non dico il primo giorno, ma la prima settimana o la seconda. Qui dice che cosa l'utente ha richiesto. Cioè, perché tu vai da un utente e gli dici io ho bisogno, un cliente, diciamo, qui parla di utente, pensiamo a un cliente, e ti dice che cosa vuole. Ti dice delle cose. Teniamo presente che il cliente spesso, il committente più in generale, non è esperto di sistemi informativi. Per cui lui te lo dice con le sue parole, ti dice certe cose. Le cose che lui dice vengono recepite dall'analista, cioè dalla persona che di fatto interagisce col cliente e analizza i suoi requisiti e poi li formalizza. E l'analista ha capito una cosa leggermente diversa, cosa che è normale, nella comunicazione tra persone è normale che uno dica una cosa e l'altro ne capisca una leggermente diversa, fa parte della comunicazione umana, noi ovviamente dovremmo cercare di evitarlo, no? Ma una volta che l'analista ha capito una cosa, non è detto che il progettista l'abbia poi progettato esattamente come l'ha visto l'analista, perché anche la comunicazione tra l'analista e il progettista può essere carente, anche perché il progettista vede un livello di dettaglio superiore e il programmatore vede un dettaglio ancora superiore. E quindi lo interpreta in modo diverso. Tutto per arrivare alla fine con un risultato che ci riporta qui a sinistra ciò che l'utente veramente voleva, che non è ciò che l'utente ci ha detto che voleva. Cioè, un conto è ciò che lui vuole, ciò di cui lui ha bisogno, un conto è ciò che lui riesce a esprimere rispetto a ciò che gli serve. Sono due cose diverse. Questa è una delle difficoltà diciamo così, iniziali. Fare in modo, capire cosa vuole l'utente quando l'utente stesso non è in grado di dircelo. Non è in grado di dircelo con precisione. E questa è un'attività ovviamente interattiva, cioè cercare di capire, poi vedremo diciamo così, come viene formalizzata. E alla fine l'utente invece non ha trovato ciò che ha voluto e ha trovato il risultato che ciò che ha costruito il programmatore, quindi questo ti tieni, è in qualche modo con un rappezzo, di farsi tagliato l'albero, metturandolo come tronco, insomma, riescono a farlo funzionare in un modo o nell'altro, con insoddisfazione di tutti, ovviamente. Cioè c'è una catena progettuale che produce un prodotto che solo quando l'utente lo vede si accorge che non è ciò che voleva e però a quel punto in qualche modo si cerca di farselo piacere. In qualche modo, con dei rappezzi in qualche modo. Ma teniamo presente che anche se il processo diciamo così, industriale di produzione del software fosse perfetto e quindi il programmatore avesse veramente costruito questo in alto a sinistra, sarebbe stato comunque diverso da ciò che l'utente veramente voleva. Quindi l'utente dice io voglio una cosa così, 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 così. Tu gliela fai esattamente come ti ho detto, quando gliela presenti gli dice ma no, non è mica questo che volevo. Poi per fortuna magari se non sei totalmente incapace ti sei fatto firmare dei documenti in cui c'era scritto no, ciò che aveva detto di volere e quindi dici no, però in realtà qui c'è scritto così, se lo vogliamo cambiare va bene, diciamo, mettiamoci d'accordo. Però questo è un problema, noi dovremmo garantire che dunque il processo, tutti questi disegni fossero identici. E a questo serve tutto il processo di ingegneria dei requisiti, cioè il processo che dovrebbe cercare di garantire che ci sia coerenza tra ciò che l'utente, il committente richiede e ciò che verrà sviluppato. Quindi innanzitutto dobbiamo rappresentare nel modo più preciso possibile e più comprensibile possibile, più chiaro possibile, ciò che l'utente vuole.
Se tu mi racconti che cosa vuoi, dammi tempo, io lo formalizzo in un certo modo, lo scrivo in un certo modo, poi lo guardiamo insieme. C'è una fase che si chiama il cosiddetto sign off dei requisiti, c'è un momento in cui il committente e l'esecutore dicono entrambi sì, qui abbiamo una visione condivisa di quelli che sono i requisiti di sistema, ci siamo capiti e quindi firmiamo e partiamo, andiamo avanti. La fase preliminare è la fase proprio di definizione di questi requisiti. Quindi dobbiamo esplicitare che cosa l'utente vuole in una forma il più possibile chiara e non ambigua e completa, poi vedremo tutti gli attributi che devono avere questi requisiti, e allo stesso tempo i vincoli sotto i quali questo sistema deve lavorare. Se non basta che io dica fammi un'applicazione per smartphone in modo che i venditori possano vedere il catalogo. Ok. A parte che vedere il catalogo è una frase un pochino troppo generica, meglio entrare un pochino più nel dettaglio, ma per smartphone è ancora più generica. Quali smartphone? Quali modelli? Android o iOS? Quali risoluzioni? Quale... Deve essere un'applicazione che si scarica sul telefono oppure collegandosi ad internet vede il catalogo online? Allora, questi non sono vincoli funzionali, cioè non impattano su che cosa fa il sistema, ma impattano su quelli che sono i vincoli operativi. Cioè dove deve funzionare questa applicazione, con che velocità, con che compatibilità, in quali sistemi, con quali altri sistemi deve comunicare. Questo è un altro aspetto che non è legato tanto a che cosa fa per l'utente, ma è diciamo così, all'interno di quale sistema informatico viene inserito. I requisiti quindi descrivono quelli che sono i servizi offerti dal sistema e il documento, quello che poi chiameremo il documento dei requisiti, o più in generale l'insieme dei requisiti, sono il risultato di un processo. Il progetto non parte con i requisiti già definiti, parte con un processo, con una prima fase che ha come obiettivo la definizione dei requisiti e l'obiettivo di questa fase è proprio generare questo insieme di requisiti. Requisito, proviamo a definirla questa parola. Cosa intendiamo con un requisito? Quando è che una frase la posso chiamare requisito? Una frase del tipo i venditori possono vedere il catalogo. È un requisito o no? Dipende, come sempre. Dipende a che livello stiamo ponendo l'attenzione. Può darsi che questo sia un requisito molto di alto livello. Va bene partire dai requisiti di alto livello, così definiamo un contesto. Ma non è sicuramente un requisito a livello di sistema, cioè un requisito che descriva che cosa fa il sistema più nel dettaglio. Non è preciso, è vago, è soggetto a molte possibili interpretazioni. Per cui il modo di scrivere dei requisiti può essere il più diverso. Ai livelli più alti, più astratti, si usano spesso delle descrizioni testuali, delle frasi, delle narrative, no? In cui si racconta che cosa vogliamo che il sistema faccia. Al livello più alto di tutti, spesso, soprattutto quando si parla magari di piccole aziende, non tanto di grossi sistemi, c'è quello che a volte si chiama il vision statement, no? Una mezza pagina, una pagina scritta che ti dà una visione, vogliamo andare lì, che è il punto di partenza molto, molto generale, comincia ad essere un requisito, sai, è più una direzione che non un requisito. E poi man mano che si va avanti, questi requisiti tendono a diventare sempre più precisi, sempre più formali, fino ad arrivare in alcuni casi, soprattutto dove avete a che fare ad esempio con dei sistemi che hanno dei requisiti di sicurezza. Cioè, se fate un software per una centrale nucleare, poi non è che possiamo scherzare più di tanto, no? E quindi in alcuni casi si arriva addirittura a formalizzare dal punto di vista matematico, logico, cioè che scrive delle equazioni a cui il software deve soddisfare e che poi vengono verificate nel momento della consegna. Perché i requisiti sono una porta, se posso usare questa metafora. Una porta ha sempre due lati, verso l'esterno e verso l'interno, però lei è un oggetto unico.
È una porta, immaginate una porta semitrasparente di vetro e su questo vetro scrivete i requisiti. Allora, questo è un documento che deve essere letto, leggibile sia da fuori sia da dentro. Da fuori significa che deve essere comprensibile al committente. Cioè, tra noi e chi ci ha commissionato il lavoro dobbiamo essere in grado di leggere insieme il documento dei requisiti e capirci ed essere sicuri che capiamo la stessa cosa. Ma nello stesso tempo il documento deve essere leggibile da dentro, cioè dalla parte tecnologica di sviluppo. Perché non serve a niente che l'analista e il cliente si siano capiti quando poi l'analista non riesce a trasmettere al progettista o al programmatore questi contenuti. Quindi devono essere scritti in un linguaggio che sia sufficientemente, fatemi dire, semplice, chiaro, diretto, da poter essere compreso dal committente, dal cliente, che spesso non ha la conoscenza specifica della tecnologia, ma nello stesso tempo possono essere letti da personale tecnico come base, come vincoli forti di progetto e di realizzazione. Pensiamo anche, per fare qualche esempio pratico, a quello che abbiamo fatto finora. Quei diagrammi concettuali, i modelli concettuali o i modelli di processo, sono cose che non sono troppo complicati da leggere, soprattutto magari il modello concettuale. La persona che sa di cosa stai parlando, gli racconti, gli fai vedere un modello concettuale, magari commentandolo, non di solito, spesso nel documento requisiti, il modello concettuale è accompagnato da un glossario, no? In cui in italiano, inglese, quello che sia, per ogni classe si spiega a parole che cos'è. Si spiega a parole che cos'è, in modo che sia, innanzitutto, solamente il nome della classe lo capisco io che l'ho scritto, ma poi soprattutto magari specifichiamo meglio quali sono i vincoli, quali sono le precondizioni, quali sono i casi in cui concepiamo quello. E quindi è uno strumento che è atto a comunicare. Non ho detto niente di... ma nello stesso tempo il progettista ci vede di più, ci vede delle relazioni, ci vede delle cardinalità, ci vede degli attributi, che per lui sono elementi di progetto, che magari il cliente, il committente non vede, non ci fa tanta attenzione. Però è importante avere una rappresentazione che ha due facce, può essere letta su due piani diversi, un piano di comunicazione, e questo piano di comunicazione può arrivare fino al livello contrattuale, dal livello della comprensione reciproca fino al livello contrattuale. Poi di solito questo documento requisiti lo pinziamo e diventa un allegato tecnico al contratto di committenza. Questo succede quando le pile sono prossime a esaurirsi. Ma allo stesso tempo, quindi diciamo, ha un aspetto di comunicazione che fino a diventare, diciamo così, che può scendere fino a livello contrattuale, ma nello stesso tempo ha un aspetto anche specifico, tecnico, progettuale. Quindi dobbiamo mantenere questa visione. Se noi facciamo qualche cosa che è troppo tecnico, cioè scriviamo del codice, scriviamo degli algoritmi o delle equazioni che siano comprensibili sia ai tecnici ma non al committente, non stiamo facendo requisiti. Stiamo già facendo una progettazione di dettaglio, che è una cosa interna, non è una cosa, diciamo così, che sta sulla soglia, no? Che sia la porta che deve essere vista dalle due attività, dai due lati. Ecco, quindi questo processo che crea i requisiti parte sempre con una prima fase che viene normalmente chiamata elicitazione dei requisiti, cioè cercare di fare il lavoro del dentista, di estrarre, no, dal cliente le informazioni spesso implicite. No? Quindi è un'attività di interazione, di interviste col cliente, poi magari c'è il primo contatto quasi sempre qualcuno del marketing o dell'ufficio acquisti, che hanno una comprensione di ciò che vi serve che è
diciamo limitata o quantomeno settoriale. Quindi bisogna riuscire a superare quel muro, andare poi a parlare, se possibile, con gli utenti veri, con chi ha veramente bisogno di quel sistema, capire quali sono i loro flussi. Immaginate di dover fare anche solo una modellazione di processo. E questo processo te lo dovrà mai spiegare. Devi capire come funziona da loro, fartelo raccontare. Non fidarti di una cosa riferita da qualcun altro che poi magari non corrisponde alla realtà, perché sennò crei un sistema che andrebbe bene su un'azienda che qualcun altro si è immaginato, ma non è l'azienda, no, nel quale veramente verrà installato. Quindi c'è questa cosa che non è per nulla banale, no? Di estrarre informazioni da un utente che spesso parla un linguaggio diverso dal nostro, no? Diverso da quello tecnico, diverso da quello progettuale. Parla ovviamente il linguaggio del suo dominio, del suo lavoro. Quindi questa fase così di colloqui, di estrazione dei requisiti, viene poi formalizzata in un'attività di analisi. Cioè, io sono andato a parlare col cliente, mi ha raccontato 200.000 cose, torno a casa e comincio a mettere ordine. Comincio a descriverle, analizzare quello che mi ha detto, vedere come poterlo inquadrare, come poter modellare il processo, come poter descrivere ciò che fanno e ciò che vogliono. A volte so che in molti corsi definite questa attività di analisi la descrizione dell'as is e del to be, cioè ti descrivo come sono le cose oggi e poi ti descrivo com'è che il to be, come voglio, come loro vogliono, no? Come il committente vuole che diventino, no? nel futuro. Questa parte qui viene seguita ovviamente poi da una parte di formalizzazione, cioè il risultato di questa analisi, che sono dei ragionamenti del mettere in ordine delle idee, a un certo punto viene poi scritto e descritto attraverso una serie di strumenti, diagrammi, testi, tabelle, eccetera, eccetera, che sono il più possibile ordinati e formalizzati per poter essere, diciamo così, per poter soddisfare i due vincoli di prima, no? Di poter essere letti dai due lati. Per fortuna c'è ampia esperienza in questo che ci dice, sia a livello aziendale, sia a livello, diciamo così, di standard internazionali, che ci dicono come devono essere fatte queste specifiche, questi requisiti, come devono essere formalizzati. Quindi entreremo anche un po' nel dettaglio di questo. E come parte, dici, ma verifica e convalida, verifica e controllo, perché me li metti adesso nella fase dei requisiti quando in realtà la verifica la farò dopo che il lavoro sarà finito? Che c'entra? È un errore? Allora, è vero che la verifica la farò quando il lavoro sarà finito, ma già in fase dei requisiti devo decidere che verifiche farò. Non è che poi dopo mi dice, ma allora adesso te l'ho consegnato, che prove facciamo? No. Quindi già dall'inizio, nei requisiti, una parte dei requisiti deve specificare quale tipo di verifiche verranno fatte alla consegna oppure nella fase di sviluppo intermedia. È fondamentale in modo che si possa andare, sia avere, diciamo così, non avere un'incertezza nella fase di accettazione, alle verifiche le avevamo concordate 2 anni fa, adesso te lo consegno, le ho fatte tutte, siamo a posto. Sia anche e soprattutto negli stadi di avanzamento dei lavori. A che punto siete? Siete già arrivati a quel punto che avevamo concordato dopo 6 mesi? Sì, perché ti posso far vedere che queste verifiche che avevamo concordato come primo milestone dopo 6 mesi sono superate, funzionano, eccetera. Oppure no, siamo in ritardo, c'è qualcosa da modificare, bisogna rinegoziare, eccetera, eccetera. Quindi se non c'è una base, anche lì condivisa, su come si controlla l'avanzamento del lavoro e la conclusione del lavoro, diventa un'operazione a forte rischio, in cui scopri alla fine che qualcosa non andava bene. È un rischio, diciamo così, che non conviene correre. Sarebbe bello poter dire, e tutto questo viene consolidato e congelato in un documento dei requisiti. In realtà tutto questo viene consolidato in un documento dei requisiti, ma non proprio del tutto congelato, perché c'è sempre qualche cosa che salta fuori dopo. Dopo un po' ti accorgi che c'è qualcosina che non andava, ti sei dimenticato un pezzo, una cosa non è proprio esattamente come pensavi, una certa tecnologia che pensavi di usare si rileva non proprio adatta, e quindi bisogna far evolvere, no? Il documento dei requisiti stessi.
Quindi ci sono i casi fortunati in cui li hai azzeccati al primo colpo e va bene, implementi e arrivi fino alla fine. Ma in molti casi la gestione del progetto, il project manager, oltre a, diciamo così, garantire l'esecuzione delle attività, deve anche gestire, cosiddetto change management, gestire le variazioni nei requisiti e nelle specifiche stesse. Ovviamente deve esserci un processo per poterlo fare in accordo col committente. Questa parte qua chiaramente è più pertinente più alle discipline di project management che non a quelle di software engineering, quindi non la vediamo noi. Però ricordiamoci che questo non è un processo che esegue una volta sola, ma è un processo alla fine continuo, no? In cui in ogni momento ci sono sempre delle cose nuove che arrivano come requisiti dell'utente e in qualche modo vanno incastrati all'interno di questo processo. Ecco, parlando di requisiti, dicevamo prima, possono essere a livelli molto diversi. Ecco, i due livelli macroscopicamente diversi che possiamo identificare facilmente sono i requisiti lato utente o i requisiti lato sistema. Requisito utente, requisito sistema, oppure requisito sviluppatore. Il requisito utente è il lato esterno della porta, no? Della soglia. Cioè un requisito scritto in modo che sia comprensibile dal di fuori. E sono quelli di partenza. Spesso sono frasi in linguaggio naturale, in italiano, in inglese, in una lingua comprensibile da entrambi, e diagrammi, schemi, tabelle, eccetera, eccetera, che è scritto principalmente per poter essere letto dal di fuori. Poi può esserci un livello più dettagliato, più tecnico, più specifico, che invece racconta i requisiti di sistema, dove si vanno a dettagliare per ciascuna, diciamo così, frase descrittiva che abbiamo su un requisito utente, si vanno a dettagliare i punti necessari per realizzare a livello di sistema una parte del sistema informativo che soddisfi quel requisito utente. Questo secondo può essere anche un documento interno, no? Non necessariamente deve essere condiviso. È un livello di analisi più dettagliato. A volte può essere interno, a volte invece può essere parte del contratto, perché è a livello più dettagliato. Probabilmente viene negoziato questo livello più dettagliato con una persona, con un gruppo che è diverso, diciamo così, che ha, diciamo, una competenza specifica maggiore. Per capirci, qui c'è un esempio di una funzionalità che a livello di utente, requisito utente, potrebbe leggere semplicemente così: il software che vogliamo realizzare deve fornire dei metodi, almeno un modo, per rappresentare ed accedere a file esterni che possono essere modificati da altri strumenti, quindi non dal nostro software. Quindi vuol dire che nel nostro software si gestisce dei file e deve esserci il modo per l'utente di modificare questi file usando altri strumenti. Che ne so, immaginiamoci un sito web in cui carichiamo dei documenti, e poi se quel documento è un file Word, un file Excel, deve essere possibile attraverso il sito lanciare Word Excel per poter modificare quel file. Ecco, io lo leggerei così a livello utente. Quindi spiega all'utente che cosa può fare. Ed essere comprensibile dall'utente. A questo requisito utente possono corrispondere dei requisiti a livello di sistema, che esplodono in dettagli maggiori quello che era in qualche modo implicito o sottinteso all'interno del requisito di partenza. E quindi dice, l'utente deve essere, all'utente si deve fornire un modo per definire il tipo di questi file esterni, nel momento in cui li carica. Poi magari questo modo è che il sistema, sulla base dell'estensione del file, capisce di che tipo di file si tratta. Qui non è ancora specificato. E questo è un tema che ritornerà spesso. Nei requisiti dobbiamo definire il cosa e non il come.
che cosa deve fare il sistema e non il dettaglio, la regoletta di come lo farà. Questo è compito dell'implementazione, del progettista, di chi fa progetto e implementazione, definire il come. I requisiti definiscono il cosa. Vuoi una funzionalità? Quella. Come la faccio questa funzionalità? Se il bottone lo metto a sinistra o a destra, o se ci vuole un passaggio, se ce ne vogliono tre, beh, lo decidiamo dopo. Quello fa parte di progettazione. Ci sono mille modi diversi per realizzare lo stesso requisito. Quindi in questo caso dice, in qualche modo l'utente quando carica un file deve poter decidere di che tipo si tratta. E così come il sistema, qui in questo punto 1.2, l'utente non c'entra nulla. Ogni tipo di file esterno può avere un tool associato che è capace di aprire quel file. Ma questa è una conoscenza che chiaramente serve, perché se io ho un file che si chiama .xls, da qualche parte devo sapere che si apre con Excel. Ma non c'entra l'utente qua, questo è un requisito proprio di sistema. Il sistema deve conoscerlo, quindi chi progetterà il sistema dovrà in qualche modo avere un dizionario, un repository, una tabella in cui ha l'elenco dei tipi di file noti e l'elenco dei programmi che sono in grado di aprirli, magari con più opzioni per ogni tipo di programma, per ogni tipo di estensione. Questo l'utente non lo vede assolutamente, l'utente vede la funzionalità complessiva, ci clicco sopra e si apre. Questo richiede che a livello di sistema ci sia questo. Come? Beh, può essere fatto in mille modi diversi, ma ci deve essere, il che cosa ci deve essere. Ciascun tipo di file esterno può essere rappresentato come un'icona specifica. Quindi anche qua dovrò avere una libreria di icone, magari riconoscibili dall'utente, non che mi invento stamattina, ma che corrispondono a ciò che l'utente si aspetta di vedere, e può essere nel momento in cui l'interfaccia utente sia di tipo grafico, visualizzata all'interno di questa interfaccia. Qui deve essere l'1.4, ci dà qualcosa in più, che l'utente, no, devono essere fornite delle possibilità affinché l'icona che rappresenta un tipo esterno sia definita dall'utente. La frase è un po' contorta, come è scritta. Cioè l'utente deve poter modificare queste icone se vuole caricare le sue. Cioè, a prima vista dice non è che sia essenziale, però questi qui hanno deciso di farlo così. Hanno deciso che ci debba essere questa funzionalità. Perché è importante, che ne so io, che l'utente possa modificare la visualizzazione delle icone per i vari tipi di file a cui lui è interessato. In qualche modo la combinazione di 1.3 e 1.4 dice che per ogni tipologia di file ci saranno delle icone definite dal sistema e ogni utente può in qualche modo sovrascrivere queste icone che per sé, solo per sé, quel tipo di file verrà visualizzato con un'icona diversa. È chiaro che non è la conseguenza logica di ciò che c'è scritto sopra. Cioè questo punto 1.4 poteva non venirci in mente semplicemente leggendo il requisito utente. Cioè non è un lavoro puramente meccanico quello di scrivere punto per punto, dettaglio per dettaglio, ciò che comunque era già in quella frase. Richiede un'analisi interattiva col cliente. Cioè allora, questo qua, come lo decomponiamo? Quali sono le sottofunzioni che ci possono servire? Quali sono i sottorequisiti? E lo concordiamo a un livello più basso. È chiaro che questa vista è una vista molto più noiosa, verbosa, lunga, dettagliata. Però è l'unica sulla base della quale tu puoi prendere un tecnico e dice comincia a realizzare un sistema che faccia questo. Se dai un tecnico in mano una frase come questo genere, si sbizzarrisce e fa sicuramente una cosa che non c'entra niente con quella che avevi in mente. Quindi questa fase di specificare i requisiti di sistema è una fatica necessaria. Poi magari ci saranno alcune persone che leggeranno solamente il livello alto e non entreranno mai nel livello basso. Va bene. Però alcuni, dai due lati del contratto, devono anche entrare a livello basso. E poi c'è il punto 1.5, che è quello che ridefinisce in qualche modo l'obiettivo principale di questo requisito utente, e dice che quando finalmente un utente seleziona un'icona la quale rappresenta un file esterno, l'effetto di selezionare
cioè il fatto che tu clicchi sopra, l'effetto è quello di applicare il tool associato col tipo di file esterno al file che è rappresentato dall'icona. È un modo un pochino pedante, passo per passo, di descrivere cosa succede quando ci clicco sopra. È quello che avevamo detto a parole prima, cioè clicco sull'icona si apre il programma giusto. Qui è descritto in un modo, direi anche pedante. Una cosa che si vede qua sotto è che non c'è pietà per la lingua. Qui ci sono delle ripetizioni, cioè un temino di questo genere, una prosa, una narrativa, non la scrivereste mai così. Qui lo stesso termine è ripetuto 12 volte, ma è voluto questo. Non usiamo sinonimi, non usiamo perifrasi, siamo pedanti, esplicitiamo ogni singola cosa, usiamo pochi pronomi, cerchiamo di esplicitare i nomi, piuttosto di ripetere 3 volte selected icon, o ripetere 6 volte external file type, e magari, anzi, sarebbe opportuno che questi nomi che usiamo qua sotto siano esattamente coincidenti con i nomi che abbiamo dato alle classi del modello concettuale. Coerenza, se vogliamo, è il titolo del corso, non sistemi informativi. Quindi ci sono questi vari livelli di dettaglio. Ovviamente al di sotto di questo livello possono essercene altri ancora più specifici, ancora più dettagliati. Allora, a un certo punto bisognerà arrivare a 100 righe di codice o 1000 che ti implementano sta roba, quindi via via sei sempre più dettagliato, più specifico. Questo è ovviamente affiancato, quindi queste sono descrizioni testuali dei requisiti che sono affiancati, possono essere affiancati da dei diagrammi di specifica possibilmente formali. Uno degli obiettivi di progetto dell'UML come linguaggio di specifica formale e grafico era proprio che fosse leggibile sia sul piano formale sia sul piano intuitivo. Poi, proprio tanto intuitivo non lo è, ma in qualche modo riesce a comunicare qualcosa. Allora, qui fa vedere un esempio di una parte del modello concettuale che è sotteso dalla descrizione precedente. Quindi la descrizione precedente la capisco se la leggo insieme a questo, vanno avanti di pari passo. Qui ti dico quali informazioni gestisco, di là ti dico quali operazioni faccio, quindi che cosa ci faccio. Poi prima o poi ti dirò anche come, ma per adesso non te lo dico ancora. E quindi dice che ci sono un file, ci sono dei tipi di file, ogni file può essere associato a un tipo di file, e un tipo di file può avere tanti file associati ad esso. Ogni tipo di file è un'icona, ogni tipo di file è un tool, uno strumento che è in grado di aprire quel tipo di file stesso, e così via. Questo è stato disegnato così per ricordarci che questi diagrammi li posso fare con uno strumento specifico oppure anche in modo più informale, questo è fatto a mano, va bene. Uno può farli con Visio, con PowerPoint o con programmi di grafica di questo genere, e chiaramente rimarrà su un livello più informale, non è controllato, non è validato, oppure con strumenti, ad esempio come gli editor UML che usiamo noi, che garantiscono che anche sul piano formale siano corretti o più corretti. E poi questo grosso sforzo, grossa fatica di scrittura di requisiti, a un certo punto a chi va? Cioè chi li legge? Dipende. Qui sulla destra sono indicate alcune figure professionali, sulla sinistra ci sono indicati alcuni livelli di dettaglio dei requisiti. Quindi il requisito utente in teoria dovrebbe essere leggibile da tutti, dai manager del cliente fino al programmatore del contractor, quindi dell'azienda che lo realizza. Proprio perché sono pensati per essere comunicativi al massimo, descrittivi al massimo. Poi via via che si scende di dettaglio, quindi a livello di requisiti di sistema, e poi ancora a livello di specifica del software stesso, vedete che perdiamo per strada alcune figure, poi questa non è una legge, no? Però è un esempio di come funzionano le cose.
Ad esempio, dal primo al secondo livello ci siamo persi i manager. Dicevamo, il livello user lo leggono tutti, il livello system, che è più dettagliato, magari non tutti lo leggono, magari i manager non hanno bisogno di leggerlo. Una volta che hanno capito che a livello macro è il sistema che loro hanno in mente, e beh, ovviamente ci saranno gli ingegneri, lato client, che vanno a lavorare insieme al contractor sulla specifica dei requisiti a livello di sistema. Ma il manager non sa rileggere 80 pagine di elenchi puntati con tutte le singole funzionalità, anche perché non saprebbe che cosa fare, no? Ha altro da fare, la sua funzione è altra. Ma magari invece le 5 pagine di requisiti a livello utente, quello sì, anzi, è più che opportuno. E quando si scende ancora a livello di specifiche di progettazione specifica del software, tendiamo a perdere ancora, no? Che abbiamo perso gli end user, gli utenti finali, e gli utenti finali possono entrare nel merito dei requisiti di sistema, perché sono loro che dicono no, però in realtà qua io ci devo mettere, che ne so, la fotocopia della carta d'identità, e ti sei dimenticato, io che sono utente, che lo faccio tutti i giorni, lo so, te lo so dire, quindi possono intervenire a quel livello. Quando si parla invece di progettazione del software, invece ci siamo persi anche gli utenti e rimangono solamente più i tecnici. Da un lato e dall'altro qui sono rimasti i client engineers, perché ovviamente, soprattutto in termini di requisiti di integrazione del sistema, il cliente può dire la sua su alcune scelte architetturali. I livelli successivi, che sono proprio invece la realizzazione e l'implementazione del software, di solito ci perdiamo anche il cliente, nel senso che rimane poi il contractor che al suo interno lavora nel suo team senza più diciamo così, rendere conto nel dettaglio al cliente. Quindi sono vari livelli di descrizione, proprio perché sono diversi anche, diciamo così, destinatari di questi vari tipologie di documenti e varie tipologie descrittive. Un'altra cosa a cui bisogna fare una distinzione forte è tra due grosse categorie di requisiti. Quindi prima abbiamo fatto la distinzione sulla base del livello generale, che abbiamo chiamato requisito utente, dettagliato, e abbiamo chiamato requisito sistema. Per semplificare, tagliando con l'accetta, l'abbiamo diviso in due, anche se poi in realtà i livelli sono molti. Un'altra suddivisione completamente, diciamo, ortogonale a questa, indipendente, è quella tra i cosiddetti requisiti funzionali e, per mancanza di altro nome condiviso, li abbiamo chiamati gli altri requisiti non funzionali. I requisiti funzionali sono l'elenco delle cose che il sistema fa, o farà, o dovrà fare. Non del come, del cosa. L'elenco, da dove arriva il termine funzionale? Immaginate una funzione matematica, un input e un output. Il requisito funzionale è la serie, l'elenco di output che il sistema deve generare a fronte di certi input che vengono dati. Quindi input, l'utente inserisce, adesso, l'anagrafica del nuovo cliente, output, il nuovo cliente viene inserito nel database. Input, l'utente richiede un report degli ultimi 3 mesi, output, viene generato un report in PDF, no, PDF già non dovrei dirlo, è già il come. Viene generato un report che contiene questo tipo di informazioni calcolato secondo questi standard. Un elenco delle cose che il sistema fa, dei bottoni che l'utente può schiacciare, ma non pensiamole come bottoni dell'interfaccia utente, no? Però pensiamolo come, appunto, una cosa che eroga servizi, eroga funzioni. Quante ne eroga diverse? Qual è il catalogo dei servizi che offre? Questi sono i requisiti funzionali. Che cosa fa il sistema? Fa il backup dei dati o no? Scegliamo. Fa, diciamo così, la possibilità di modificare un dato o di cancellarlo, sì o no? Queste sono funzioni che ci possono essere o non ci possono essere. Il vantaggio dei requisiti funzionali è che sono separabili. Quella funzione c'è? Bene. Non c'è? Bene lo stesso, se abbiamo deciso che non ci sia. Ma questo spesso non impatta sulle altre funzioni vicine che a loro volta possono esserci o non esserci. Sono i vari pezzettini che vi aggiungiamo. Invece i requisiti non funzionali non ti dicono cosa c'è,
ma ti danno dei vincoli su come dovrai realizzare, non sto dicendo ancora adesso come lo realizzi, ma ti do già dei vincoli su come potrai decidere di realizzarlo in futuro. Sono requisiti, qui c'è scritto requisiti di qualità, io in italiano lo tradurrei meglio requisiti qualitativi, anche se in realtà a volte sono quantitativi. Però ti dicono, attenzione, che il come lo implementi non è del tutto libero, perché io ti metto dei paletti, e questi sono i requisiti non funzionali. Ti metto dei paletti che possono essere sul tempo di risposta. Sì, mi fai un report degli incassi annuali, ma questo deve essere realizzato in meno di 4 secondi. Non dice che cosa fare il report annuale, ma mi aggiunge una qualità, un vincolo su come tu lo farai. Poi fallo come vuoi, purché tu stia in questo vincolo aggiuntivo. Oppure posso essere addirittura più generale, qualunque funzione del sito, esclusa magari la ricerca che richiede più tempo, deve rispondere in meno di 300 millisecondi. Oppure il sito deve essere compatibile con Firefox, Chrome, Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer e i browser mobile della Nokia e della Microsoft, un elenco di dispositivi su cui l'interfaccia del sito deve essere visibile. Come fai tu a essere compatibile con 200 dispositivi? Non mi interessa il come fai, sono fatti tuoi, io ti ho detto che devi esserlo. Il sistema dovrà essere installato su un server che, diciamo così, è implementato al sistema operativo Microsoft. Per cui tu puoi, nella scelta delle tue librerie software, devi costruire un sistema scegliendo dei componenti che siano compatibili con quel sistema operativo. Qui sono dei vincoli a come i progettisti sceglieranno di implementare le funzionalità che sono descritte invece nei requisiti funzionali. I requisiti non funzionali sono cattivi, perché sono trasversali, perché sono pervasivi. Quando tu dici l'interfaccia deve essere compatibile con 8 browser diversi, non hai un singolo punto di controllo. Un requisito funzionale che dice devo poter cancellare un utente, lo verifico puntualmente. Apro la funzionalità, ci sarà scritto cancella utente. C'è scritto cancella utente o non c'è scritto? Deve esserci scritto. Ok. Ci clicco sopra. Mi fa scegliere l'utente? Sì, no, sì. Clicco, cancella. Si è cancellato? Sì. Bene, ho finito. Quella funzionalità lì è stata descritta, c'era un cosa, è stato fatto in un certo modo, lo fa. I requisiti funzionali sono, anzi dobbiamo costruirli, perché poi noi ci mettiamo dal lato di chi li costruisce, in modo che siano verificabili singolarmente e indipendentemente. Un requisito non funzionale, no. Se deve essere compatibile con 8 browser, ogni singola pagina, ogni singola videata e ogni singolo angolino, bottoncino, iconcina, grafichetto, sfondo, bordino, eccetera, deve essere compatibile con tutto. Se dico il software deve essere scritto in Java piuttosto che in C#, non è una cosa che lo aggiungo, lo modifico, ne aggiungo un requisito. Vabbè, anziché 100 ne avrò 101. È qualcosa che va a toccare l'intero sistema. No? Quindi sono più estesi come portata i requisiti. Quando dico il tempo di risposta del sito deve essere minore di 300 millisecondi, del sito, dell'applicazione, vuol dire che ogni singola funzione devo verificare che stia sotto quel limite. A livello di progetto io non so quale sarà quella più lenta, devo garantire tutte. Devo essere io che penso ma quali saranno quelle più difficili, allora mi concentro maggiormente su quelle più difficili sperando che poi quelle più facili siano ancora più veloci. Però ogni requisito non funzionale di solito impatta, non c'è una singola riga di codice del mio sistema che è responsabile di quel requisito non funzionale, ma è tutto il sistema che lo è. Quindi è molto più difficile da garantire, è molto più difficile da verificare anche. Come viene verificato? Beh, con una serie di test, vediamo quali.
mentre invece i requisiti funzionali sono molto più facilmente, diciamo così, analizzabili. Per cui magari abbiamo 40 pagine di requisiti funzionali, ma che tutto sommato non ci danno grossi problemi, perché tutto sommato uno dopo l'altro li facciamo, no? Basta avere risorse e tempo sufficienti. E poi c'è due paginette scarne di requisiti non funzionali, che sono quelli che ci fanno impazzire, che ci cambiano la complessità dell'attività, del lavoro da così a così, a seconda di quali vincoli impongono, no? sul mio risultato. Alcuni requisiti non funzionali, qui sono distinti, possono venire anche dal dominio all'interno del quale l'applicazione deve vivere. Ma questi sono, se vogliamo, vincoli ancora più esterni. I vincoli non funzionali di solito arrivano dal committente, o dall'utente, o dalle buone prassi, o dagli standard internazionali. I vincoli di dominio sono della stessa natura dal punto di vista dell'implementatore, ma arrivano magari da normative. No, magari c'è una normativa che dice che una certa cosa deve essere fatta in un certo modo, e quella te la porti dietro, perché stai facendo un applicativo di bilancio e il bilancio è soggetto a tutta una serie di leggi. Quindi non è un requisito che ti ha dato, né funzionale né non funzionale, che ti ha dato l'utente, è un requisito che arriva appunto da vincoli ancora esterni, dal dominio applicativo, è scritto qua, cioè da tutto il contesto e l'informazione che sta nel mondo in cui il sistema informativo deve lavorare, sui dati, legati ai dati e alle informazioni sulle quali il sistema informativo dovrà lavorare. Queste hanno spesso una natura non funzionale, e quindi poi vengono a livello di progetto trattate nello stesso modo. La differenza è semplicemente la provenienza. Chi l'ha deciso che deve essere così? Un ente esterno oppure il committente? È chiaro che il modo di descrivere i requisiti funzionali e quelli non funzionali è molto diverso. E anche il tempo che ci si dedica ai requisiti funzionali, appunto, sono la parte più corposa di una specifica. Quelli non funzionali sono, appunto, spesso più scarni, ma sono quelli che poi danno la maggior parte della complessità. Proviamo anche qua a intercalare un esempio, giusto per capirci un po' meglio, no? Pensiamo a un sistema ipotetico, che qui è chiamato LibSys, no? Un sistema informativo, LibSys, un sistema informativo per le biblioteche, per le library. E dice, il sistema LibSys è un sistema che fornisce un'interfaccia unica a un certo numero di diversi database di articoli che si trovano in diverse biblioteche. Cioè immaginiamo di avere più biblioteche dislocate, non so, nella città, oppure in università diverse, e noi vogliamo avere una ricerca federata, come si direbbe oggi. Cioè un unico punto, un'unica interfaccia, dove quindi chiedo, guarda, questo libro c'è, e lui mi va a cercare in tutte le biblioteche se quel libro c'è. E poi mi dirà, sì, c'è, e si trova in quest'altra biblioteca. E gli utenti possono fare delle ricerche, scaricare e stampare gli articoli per scopi personali. No. Per scopi personali è già la prima cosa che cancellerei, perché al sistema informativo interessa, mi cambia qualcosa? Ma dipende. Se noi diciamo, vogliamo che l'utente ogni volta che scarica scriva proprio, guarda, tu certifichi che quello che stai facendo è per scopi personali, sì, dimmi di sì, ripeti ancora di sì perché voglio essere proprio sicuro, allora si trasla in funzionalità del sistema. Ma altrimenti è un'informazione di contesto. Cioè molto di ciò che ci diciamo a proposito dei sistemi vincola il comportamento dell'utente o descrive il comportamento dell'utente. Ma io, quando scrivo un documento specifico di un sistema informativo, non devo descrivere l'utente, devo descrivere il sistema. Devo descrivere che cosa l'utente può fare col sistema. Che cosa l'utente fa senza il sistema
non lo devo riscrivere. A livello di processo magari mi serve riscriverlo per capire che l'utente dopo che ha fatto questo fa quest'altro, ma a livello di requisito di sistema non mi interessa se poi lui dopo che l'ha stampato lo va a vendere. Saranno fatti i suoi, che avranno dei risvolti legali, per carità, ma il mio sistema non è che può farci nulla. Quindi bisogna fare attenzione, questo è ancora un requisito molto ad alto livello, quindi ci può stare. Però facciamo attenzione a quali frasi poi diamo attenzione, cioè a quali sono rilevanti ai fini del comportamento del sistema, ai fini della specifica del sistema. Cioè se io metto in un contratto questa parolina qua per studio personale, dico io ti vendo un sistema attraverso cui tu puoi leggere, scaricare gli articoli per motivi personali. E te l'ho messo nel contratto. Poi arriva uno che si scarica l'articolo e lo vende e io vado a farti causa o a farti delle storie, quantomeno dicendo ma scusami, tu mi hai firmato che era possibile farlo solo per motivi personali e quest'altro non l'ha fatto, allora è il tuo sistema che non funziona. No. Quindi non prendiamoci delle responsabilità che non sono nostre. A livello prescrittivo dobbiamo prescrivere ciò che il sistema fa, non ciò che l'utente fa. Da questa descrizione iniziale possiamo iniziare magari a elencare alcuni requisiti funzionali. Alcuni requisiti funzionali. Qui ce ne sono tre, probabilmente di quel sistema ce ne saranno 300. L'utente deve essere in grado, deve essere messo in grado, deve essere capace, deve essere possibile per l'utente ricercare o l'insieme iniziale di tutte le basi dati oppure selezionare un sottoinsieme di esse. Cioè l'utente deve poter cercare, cerca in tutte le biblioteche oppure cerca solamente in queste. Questo è un requisito. Il sistema deve fornire dei visualizzatori appropriati affinché l'utente possa leggere i documenti. Cioè se dentro all'archivio c'è un documento in PDF, deve avere visualizzatore PDF. Se c'è un documento in formato TIFF o PNG, deve avere il visualizzatore che è in grado di leggere quel formato lì. Ogni ordine, ordine di articoli, quindi il fatto che io ho trovato un articolo e poi lo voglio avere, qui ci servirebbe il modello concettuale per capire il significato delle parole, vedete che è sempre tutto collegato. Ogni ordine deve avere, per ogni ordine bisogna allocare un opportuno identificatore unico, univoco, che attraverso il quale l'utente, che può copiare, che può usare per copiare in una area di memorizzazione permanente. Cioè vuol dire che l'utente può dire ok, questo articolo mi interessa, lo voglio, e poi una funzione che me lo salva in un'area mia da cui posso poi andare a riprendermelo in futuro. È una serie di cose di questo genere. I problemi, o se vogliamo i punti di attenzione che dobbiamo tenere nello scrivere e nel costruire queste cose. Cerchiamo sempre di metterci dai due lati, dalla parte di chi scrive e dalla parte di chi legge. È più facile pensare al doverlo scrivere perché ci dà un peso maggiore, quindi ci preoccupiamo di più. I problemi nascono, innanzitutto, il problema principale è quando i requisiti sono ambigui, non sono chiari, non sono precisi. E allora di sicuro se una cosa può essere interpretata in due modi, le due persone ai due lati del tavolo di sicuro la interpreteranno in modi diversi. Questo capita tutte le volte che io scrivo un tema d'esame o un esercizio, sempre. Hai una cosa in mente,
cerchi di scriverla, di descriverla nel modo più chiaro possibile, senza magari già dare la soluzione, e chi la legge ovviamente, non dico che capisca cose diverse, ma la pone in un contesto diverso, per cui gli vengono in mente dei casi, delle condizioni a cui tu non avevi pensato, perché partivi da un contesto diverso, da delle assunzioni diverse, implicite, non te ne rendi neanche conto. Quindi questo è il nostro nemico principale. Poi noi stiamo giocando, perché qui siamo solo a scuola, ce la caliamo facilmente, perché quello che io dico sempre è: ma guarda che se questo si può interpretare in modi diversi, va bene tutto. Va bene sia che lo interpreti nel modo A che nel modo B, basta che me lo specifichi. E io me la cavo. Per me non è un problema critico, per noi, in questo contesto. In un contesto, diciamo, di committenza invece sì che diventa critico. Perché altrimenti torniamo all'esempio dell'altalena. Che io ho scritto una cosa, l'altra ne ha capita un'altra, ne costruiamo una terza ancora, e poi lì cominciamo a litigare. E perdiamo la nostra energia a litigare. Poi, per carità, gli avvocati sono contenti, ma gli altri non tanto. Ad esempio, nei requisiti precedenti parla di appropriate viewers, cioè un visualizzatore opportuno, appropriato. Che vuol dire? Probabilmente mentre io l'ho letto, mentre voi l'avete letto, avete avuto, mi è venuto in mente qualcosa, no? Cioè, avete dato, purtroppo questo avviene anche in auto, abbiamo dato una interpretazione automatica, ma ci capita sempre da quando abbiamo imparato a leggere, leggi una frase e la interpreti, gli dai un significato. Non stiamo a fare così pignoli su ogni parola che leggiamo, l'abbiamo capita in un certo modo e va bene. No? Quante volte vi è capitato di aver letto un libro, un romanzo, un racconto, poi vi siete confrontati con un amico e lui l'ha capito in modo completamente diverso? O gli ha dato un'interpretazione completamente... Ma è normale, ma va anche bene così, mica siamo macchine. Qui però invece sono macchine. E quindi dice, magari l'utente, quando ha concordato sul fatto di scrivere tra i requisiti un visualizzatore opportuno, appropriato, intendeva un visualizzatore specifico per ciascun tipo di documenti. Mentre invece lo sviluppatore, nella sua infinita pigrizia, perché se uno non è pigro non può essere informatico, ha interpretato, ma un visualizzatore appropriato in modo che possa leggere tutti i documenti. Allora, qualunque documento che sia, fornisco un visualizzatore di tipo testo che mi fa vedere il testo di quel documento lì. Uno solo, me la cavo per tutti. Che non è la stessa cosa. È semplicemente tutto giocato sull'ambiguità, speriamo non voluta, di questo aggettivo. Gli aggettivi sono la morte della precisione. I sostantivi sono meglio, li definiamo in un glossario, li mettiamo nel modo concettuale, sappiamo che cos'è. Quando comincio a metterci un aggettivo a fianco, sto già entrando un pochino, no, nell'imprecisione, proprio anche dal punto di vista linguistico. Quindi può darsi, no, che ci siano delle ambiguità. E quindi quali sono, ragioniamo in positivo, dei requisiti scritti bene? Come devono essere fatti? Ecco, qui c'è una serie di proprietà belle, no? Che sarebbe bello, che ci piacerebbe che i requisiti abbiano. Deve essere corretti, non ambigui, completi, coerenti, consistent non vuol dire consistenti, ma coerenti, ordinati, poi li prendiamo uno a uno, verificabili, modificabili e tracciabili. Beh, corretto, devono dire la cosa giusta, in modo non ambiguo, i primi due sono la cosa più importante, devono descrivere ciò che mi serve in un modo che possa essere interpretato possibilmente in un modo solo. La completezza significa che non c'è nulla di non detto, cioè non si deve arrivare alla situazione in cui uno arriva alla fine del progetto e il committente dice sì, ma manca questo.
E come manca? Io ho fatto tutto ciò che era scritto nei requisiti. No, ma questo era ovvio che ci dovesse essere. No? No. Escludiamo, cerchiamo di escludere questa situazione. I requisiti devono essere completi, ci devono specificare tutto, non c'è nulla di ovvio o di sottinteso. Coerente, consistent, cioè in punti diversi dei requisiti non si debbono dire cose in contraddizione l'una con l'altra. Che è facile da dire, molto più difficile da fare, soprattutto sui requisiti non funzionali, perché poi tendono a cozzare tra di loro. Ordinati è perché i sistemi informativi non sono dei monoliti compatti, sono dei sistemi in crescita. Ma anche se non pensiamo ai sistemi informativi, pensiamo a tutta la dinamica delle applicazioni mobili, delle applicazioni internet, eccetera, eccetera. Se io penso a una qualunque cosa, immaginate domani voi volete fare una startup, avete una grande idea, vi mettete lì e scrivete giù dei requisiti. Saltano fuori 200 pagine, fate due conti e dice va bene, perfetto, tra 8 anni abbiamo finito e cominciamo a lanciarlo. No. Si inizia con un sottoinsieme, si fa una prima versione, poi una seconda versione che aveva delle cose in più, poi una terza versione che aveva delle cose in più ancora e così via. Se ci sono, se c'è una gradualità di rilasci, gradualità di consegne nello sviluppo, in che ordine, quali sono i più importanti, quali sono i primi requisiti da soddisfare? Quali sono quelli da fare per primi rispetto ad altri che possono essere fatti in un secondo momento? Ma soprattutto, se poi troviamo degli ostacoli imprevisti durante lo sviluppo, una cosa più difficile di quanto pensassimo, ci vuole più tempo, ci vuole più risorse. Allora a quel punto un project manager deve decidere se può, cioè ho incontrato un problema imprevisto, ho due possibilità, allungo, quindi sposto la data di consegna, oppure riduco, elimino qualche funzionalità. Allora se ho l'opzione di poter ridurre, cioè eliminare qualche funzionalità, quale tolgo? Allora a quel punto lì, quando stai gestendo una situazione diciamo così, già pericolosa, come dire, già anomala, non ti metti a discutere col cliente, è più importante togliere questo, è più importante togliere quell'altro, perché sono già momenti di tensione lì, non vai a picchiarti, ecco, se cerchi di farlo. Se hai già una lista di priorità, sai già che qual è la prima funzionalità a slittare da una versione a quella successiva. Normalmente si fanno proprio i rilasci per stage, no? Per blocchi. Dice, va bene, il primo milestone, la prima release avrà queste funzionalità e tu metti la linea in un certo punto. Ma sai già che questa linea si può spostare un po' avanti, un po' indietro a seconda dei problemi o non problemi che incontri. Magari invece a volte riesci a fare più di quanto avevi preventivato. E quindi vuol dire che ti risparmi, sei già più avanti per il milestone successivo. Quindi a questo serve dare un ordinamento a questi requisiti. Ciascun requisito deve essere verificabile indipendentemente dagli altri, direi, ma soprattutto verificabile. Se io scrivo un requisito e non so come poter fare a dire sul sistema finito se quel requisito è soddisfatto oppure no, ho scritto carta straccia. Non posso, non ha valore contrattuale. Il sistema deve essere bello, nel senso, l'interfaccia deve essere bella. Che vuol dire? Niente. Sì, chi piacerebbe che sia gradevole, no? Piacevole, ma non vuol dire niente, non è verificabile, non è suscettibile di una prova sì o no. Allora, posso dire, allora l'interfaccia, quando se è estratto un campione di 100 persone e fatto vedere l'interfaccia a queste 100 persone, almeno 70 devono dire che è bella. Allora questo è un requisito. Un po' folle da scrivere così, ma perlomeno è verificabile. Ho un metodo di verifica. Un requisito deve essere modificabile, vabbè, questo abbiamo già accennato prima, il fatto che i requisiti non sono congelati, e tracciabile. La tracciabilità, soprattutto per i requisiti funzionali,
significa andare a collegare innanzitutto i vari livelli di descrizione dei requisiti. Cioè, io ho il requisito funzionale numero 27 che c'è perché nei requisiti lato utente c'era questa mezza frasetta. Quindi sono collegati. Questi 2, 3, 4, 5 requisiti funzionali a livello di sistema descrivono quella funzionalità là a livello utente. Quindi riferimenti incrociati tra i vari livelli. Se poi l'utente cambia quella funzionalità a livello utente, cioè scusate, se il committente decide di cambiare quella funzionalità a livello utente, io so quali sono i requisiti a livello di sistema che ne sono influenzati e quindi devono essere rivisti. Ma poi anche verso il basso. Idealmente sarebbe bello che quando un programmatore scrive una riga di codice, sappia perché la sta scrivendo, sappia qual è il requisito, più facile dicevo se parliamo di requisiti funzionali, qual è il requisito funzionale che lui sta soddisfacendo in questo momento in cui scrive quella riga di codice. Quindi va, questa classe, queste 10 classi soddisfano quel requisito. Servono, poi magari non c'è una corrispondenza di questo genere, perché una certa classe magari viene usata in più punti e quindi soddisfa pezzi diversi dei requisiti diversi. Però se noi riusciamo a mantenere in qualche modo questa tracciabilità, nel momento in cui evolvono i requisiti, sappiamo quali parti di codice devono essere riviste. E nel momento in cui magari la verifica di qualche requisito fallisse e non funziona bene in qualche caso, sappiamo quali parti di codice andare a vedere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, anche se esistono degli strumenti di sviluppo che ti gestiscono questa cosa. Per cui proprio a livello di plugin di Eclipse, tanto per capirci, quando tu crei qualche cosa, a fianco ti dà una finestra in cui vai a spuntare quali sono le issue, chiamano spesso, che stai risolvendo con questa implementazione, con queste modifiche. Vabbè, su questo elenco che adesso abbiamo passato velocemente c'è qualche approfondimento. Corretto vuol dire che i requisiti dichiarati sono esattamente quelli che il software dovrà soddisfare. E poi questo è legato ovviamente alla verificabilità, che gli utenti devono essere in grado di capire, di verificare che se quel requisito riflette correttamente i loro bisogni. Questo è difficilissimo, perché richiede una disciplina anche mentale, soprattutto da parte dei clienti, perché magari lo sviluppatore ce l'ha, se fa quello di lavoro. Però non è infrequente avere a che fare con dei committenti che un giorno ti dicono una cosa e domani te ne dicono un'altra, e tu pensi il giorno prima di esserti messo d'accordo in un certo modo, lo scrivi, lo formalizzi, il giorno dopo capisci che o non stava attento o pensava ad altro, o ti ha risposto la prima cosa che gli veniva in mente, poi ci ha ripensato, ha incontrato qualcuno per strada che gli ha parlato di una cosa diversa, e quindi la stessa cosa non va più bene. Questa è la parte, se vogliamo, più critica. Allora, sul discorso dell'ambiguità abbiamo già parlato abbastanza, direi che la competenza significa definire il comportamento del sistema in tutti i casi possibili, dicevamo. Quindi non dimenticare nessuna funzionalità, ma anche nel descrivere, questo non l'avevamo detto prima, nel descrivere la singola funzionalità, essere sicuri di aver catturato tutti i casi possibili. Soprattutto i casi anomali, i casi di dati di ingresso incompleti, allora il sistema come si deve comportare e così via. Non lasciare mai al programmatore la possibilità di fare la domanda, di farsi la domanda e adesso cosa faccio? E a questo punto cosa devo fare? Non lo deve decidere il programmatore. È troppo tardi, vuol dire che abbiamo dimenticato un pezzo prima. Definire tutti i termini, e a questo serve il modello concettuale, come dicevo spesso, accompagnato da un glossario
in linguaggio naturale che lo descrive, e nel caso di quantità fisiche anche le varie unità di misura, no? Cose che noi diamo quasi per scontate, no? Cioè, immaginate quando facevate fisica al primo anno, tu hai x, x sai che cosa vuol dire, hai definito che cos'è, hai definito, sai in che unità di misura esprimerlo e così via. Poi sono cose che si dimenticano a volte, poi sulle unità di misura, voi sapete che la NASA ha perso una sonda che è arrivata fino a Marte e poi si è andata a schiantare, perché se non ricordo più come si chiamasse, perché una parte del software, quella di navigazione a lungo raggio, da Terra a Marte, ragionava in metri, e invece il software che gestiva l'atterraggio ragionava in piedi. Che entrambe due cose sono lecite, semplicemente quando la parte di navigazione a lungo raggio ha passato le coordinate correnti a quella di atterraggio, dicendo siamo qui, e quest'altra ha interpretato i metri come piedi, ha fatto una manovra che è stata abbastanza distruttiva. La coerenza interna, coerenza, ecco qui questo aggettivo non c'era prima, interna, cioè coerente tra un requisito e l'altro, non è essere coerente, non stiamo parlando di coerenza con qualcosa all'esterno, no? Però quel documento deve essere coerente. Nessun requisito deve essere in conflitto con nessun altro requisito. Nessun requisito deve poter dire che questo elemento, che ne so, grafico, deve essere un bottone e da un'altra parte deve esserci scritto che quello è un'icona. Nessuna incoerenza temporale o logica, cioè da nessuna parte deve essere scritto che A viene fatto prima di B e poi da un'altra parte viene scritto che B viene fatto prima di A. Allora, se noi abbiamo fatto bene la modellazione di processo, questo non succede. A volte si prendono le scorciatoie, ma sì, va bene così, cominciamo a scrivere, e poi ci si accorge di aver fatto le cose incoerenti. Quindi tante volte il tempo dedicato all'inizio serve a evitare problemi più avanti. Oppure usare termini diversi per lo stesso oggetto, per lo stesso tipo di oggetto, è sbagliato. Ci viene da usare dei sinonimi, perché ripetere la stessa parola 8 volte nella stessa frase è brutto. Però invece in questo tipo di documenti è obbligatorio. Non usiamo sinonimi. Un termine è definito, ha quel significato lì, punto. Se c'è da scrivere 8 volte di fila, lo scriviamo 8 volte di fila. Tanto non è prosa, eh? Non è narrativa. Completezza e coerenza sono belle da dire, ma in realtà, diciamo così, avere entrambe è una cosa quasi impossibile, cioè sono ovviamente proprietà a cui tendere. Ecco, il sull'ordinamento ne ho già parlato. La verificabilità è l'altro punto importante, quasi quanto la correttezza, sono i due più importanti, secondo me. Devo dire una cosa giusta, non ambigua e verificabile, ma soprattutto verificabile. Se no, non esiste. E deve esistere almeno un metodo finito ed efficace, e non troppo costoso, attraverso cui una persona o una macchina può verificare che quel prodotto software soddisfi il requisito. Cioè, perché sia verificabile un requisito, devo darti un metodo per verificarlo. Sul requisito funzionale, spesso il metodo per verificarlo è eseguire la funzione. Ma eseguire la funzione con quali dati? Inserire un nuovo utente. Inserire un nuovo utente con database vuoto o con database che contiene già 1000 utenti? Sono due cose diverse. Deve funzionare in entrambi i casi, ovviamente. Ma perché sia verificabile, io devo aver previsto di verificarlo in entrambi i casi. Inserire un utente che esiste già e quindi deve darmi un errore, o un utente nuovo? Quindi anche il requisito funzionale che descrive una funzione, questa funzione può avere output diversi in funzione delle precondizioni, delle condizioni nelle quali si trova ad operare, e la verifica deve prevedere tutte queste condizioni. Ci sono anche tecniche di programmazione, ma anche degli strumenti di software appositi che ci permettono in qualche misura di automatizzare questo processo.
Ci sono delle metodi di sviluppo software che di fatto chiedono ai programmatori come prima cosa di scrivere il test. No? Forse a programmazione oggetti qualcosa viene raccontato sul test driven development, TDD. Sviluppo guidato dai test. Cioè lo sviluppatore dice, ok, devo implementare questa funzionalità. Prima mi scrivo una parte di programma che testa la funzionalità. Quindi comanda le cose in tutti i modi possibili. E poi sviluppo il codice che implementa, e questo codice lo provo e non lo consegno, non lo considero finito fino a quando non rispetta tutti i test. Non soddisfa in automatico tutti i test. Per alcuni tipi di sistemi si può fare questo. Quindi si traduce il requisito non direttamente in implementazione del codice che lo implementa, ma si traduce il requisito nel codice che lo verifica, nella sequenza di test che verifica il corretto funzionamento di quel requisito. E poi si sviluppa l'implementazione. Il fatto di avere i test automatizzati è una manna in fase poi di verifica finale, di consegna. È chiaro che è un'attività in più durante lo sviluppo. Stiamo mettendo davanti. Stiamo dicendo che un sistema informativo fatto bene, progettato bene, non è fatto di un programmatore che si alza la mattina e comincia a buttare giù il codice, perché ha tutto in testa. Stiamo dicendo che il programmatore che scrive il codice è forse il 10% di tutto il processo. Tutto il resto è formalizzare, definire, modellare, controllare, verificare, testare, parlare col cliente. Ed è per quello che, se vogliamo anche andare a vedere proprio a prezzi di mercato, un sistema informativo di tipo aziendale ha dei costi che sono 50-100 volte superiori rispetto alla stessa funzionalità se fosse svolta in modo amatoriale. Cosa che tante volte i committenti non capiscono. Ma io ho il cugino del mio amico che è perito informatico, questa roba qua me l'ha detto che me la fa in 2 giorni. No? A 20 euro al giorno. E tu perché mi hai fatto un preventivo di 20.000? Perché stiamo parlando di 2 cose diverse. Che sia chiaro a tutti, committenti e fornitori. Poi purtroppo tante volte il mercato è tirato verso il basso da figure incompetenti che fanno delle schifezze, le fanno pagare poco, per cui chi lavora bene e si fa pagare il giusto ha difficoltà a lavorare. Ma questo è un problema lato committente, che non capisce cosa sta comprando. Ecco, per la tracciabilità c'è un trucco per aiutare la tracciabilità: dare un numero a tutto. Nella parte dei requisiti utenti numeriamo le righe, numeriamo le frasi. Nei requisiti funzionali del sistema diamo dei numeri, magari numeri gerarchici, requisito 1.3.7, dove tutti i requisiti 1 punto sono relativi, che ne so, alle funzionalità di ricerca, i requisiti 2 punto sono relativi alle funzionalità di inserimento. Diamo una struttura. Perché è molto più facile dire, ok, allora il requisito 3.9.2 è implementato nella classe tal dei tali, la scrivi in un commento e sei a posto. Oppure quando hai delle incoerenze, quando fai delle verifiche. Quindi molte volte questi documenti sono infarciti di elenchi puntati numerati, in cui ciascuna riga, ciascun requisito ha un suo codice esplicito. Vabbè, ovviamente i difetti nei requisiti sono il complemento di prima, ma il contrario di quello che abbiamo detto prima. Cose ambigue, cose sbagliate, cose contraddittorie, cose mancanti, ma anche, e porto l'attenzione sull'ultimo e sul terz'ultimo, cose in eccesso. È sbagliato anche scrivere troppo. La ridondanza è più facile. Ho scritto 2 volte la stessa cosa, ho richiesto la stessa cosa in 2 posti diversi, non me ne sono accorto, ci sono dei doppioni. E questo nel momento in cui vai a verificare la completezza è un problema, perché tu dici, ok, il requisito 7 è a posto, l'ho fatto, l'ho verificato. Il requisito 12, che poi in realtà è la stessa cosa, chi l'ha fatto? Se ne è occupato qualcuno, no? Io ho lavorato sul 7, ma...
Allora a livello di codice o fai due volte la stessa cosa, ma poi nell'interfaccia non ci sta, oppure sembra che non hai fatto qualcosa. Peggio ancora, come succede sempre, quando una cosa è ridondante non è mai una copia parola per parola, no? Ma è la stessa cosa, è scritta in due modi magari leggermente diversi, e quindi sono possibili interpretazioni leggermente diverse. Quindi questo è un problema. Ma l'altro problema è informazioni estranee o eccessive, cioè dico troppo. Nella foga di dire tutto, di essere completi, si dice troppo, cioè si danno dei vincoli in più che non sarebbero necessari. Viene voglia di dire il come e non solo il cosa. Viene voglia di dire il chi e non solo il cosa. Invece dei requisiti non mi deve interessare, anche per una questione di vita utile del requisito. Il requisito magari costa tanto svilupparli, poi le tecnologie nel frattempo cambiano, le implementazioni cambiano, ma i requisiti di riferimento sono sempre gli stessi. Li faccio in un modo diverso. La stessa applicazione che c'era su, che ne so, online su web, la faccio sul dispositivo mobile. I requisiti sono, non tutti, ma per il 90% possono essere gli stessi. Se io non ho usato nei requisiti dei dettagli troppo legati alla modalità di realizzazione. Questo si chiama a volte over specification, cioè ho specificato troppo. Ho già fatto in fase di specifica dei requisiti delle scelte che in realtà sarebbero opportune nella fase di progettazione. Cioè dovrebbe venire dopo chi fa la progettazione e poi fa queste scelte. Io invece già le ho rese esplicite troppo presto. E se no, le rende figlie troppo presto, in realtà vuol dire che quella scelta l'ho fatta senza averla ragionata, senza aver confrontato i pro e i contro, senza aver valutato le opzioni, ma perché in quel momento pensavo così. E questo è un altro problema poi che praticamente si riscontra molto andando a parlare, no, con i committenti. Perché hanno in mente una cosa, ti descrivono ciò che hanno in mente, si vedono una videata con delle cose. E tu devi riuscire a dire, ok, io non ti scrivo nel requisito che la videata avrà quegli 8 bottoni messi in quei punti, che è quello che tu mi stai dicendo. Nel requisito ti cerco di dire le funzionalità che quella videata ti offre, ma non parliamo neanche di videata, perché che non sappiamo dopo domani cosa ci sarà. Parliamo di sezione, di porzione del sito, di attività, di funzione, che svolgerà, che permetterà di svolgere queste cose. Poi il come, beh, lo progettiamo insieme, non voglio mica negarti la paternità di pensare a una videata fatta in un certo modo, ma non è un requisito funzionale. Se vogliamo è una scelta di progettazione dell'interfaccia, di mettere i bottoni in quel modo, o mettere dei bottoni piuttosto che non dei link, piuttosto che non altre cose. Ogni volta c'è troppa informazione, che vincola già troppo e dà già una soluzione, spinge già verso una soluzione. Tante volte il committente ha in mente già la soluzione. Però se noi cerchiamo di costruire ciò che ha in mente il committente già come soluzione, stiamo saltando la fase di progettazione e stiamo implementando delle cose che non è detto che stiano insieme, che poi siano coerenti tra di loro, perché il committente non è detto che abbia l'esperienza di avere questa visione completa. No, mancano dei pezzi, mancano dei ragionamenti. Un esempio molto concreto, a volte magari pensiamo a un sito di informazioni, no? Un giornale o qualcosa di questo genere, in cui arriva qualcuno e dice, ah, io voglio fare le cose fatte così, fatte così, ti danno due o tre esempi, magari di come vogliono le videate, e poi si dimenticano di tutta una serie di videate intermedie, i menu, ai livelli inferiori, come mostri i menu e cose di questo genere, non ci ho pensato. Però se tu parti dall'implementazione e cerchiamo di realizzare quello, poi è troppo tardi. No? Quindi bisogna proprio fare lo sforzo di rimanere a livello più alto e dire sì, ma poi di questo ne parliamo dopo, è una lotta continua anche questa sempre. Ok, io farei una pausa qui, poi continuiamo dopo, così siamo riusciti a fare l'intervallo sfalsato rispetto agli altri, non facciamo coda al bar.